La guerra santa e le conquiste musulmane. Uno degli obblighi religiosi della comunità musulmana era la jihad, la guerra santa, doveva essere condotta solo contro gli infedeli e dopo che costoro si erano rifiutati di convertirsi. La guerra santa doveva essere combattuta con decisione, anche se ai guerrieri di Allah era proibito uccidere gente inerme, come bambini e donne, è proibito anche distruggere le proprietà altrui. Dopo la morte di Maometto, gli arabi misero in pratica l'obbligo della jihad e iniziarono una conquista armata delle regioni vicine alla penisola arabica. Questa espansione fu guidata dai califfi, i successori di Maometto, per impedire che le tribù dei nomadi, dopo la morte del profeta, riprendessero a combattersi tra loro. Infatti, con la conquista delle regioni vicine, i beduini del deserto sarebbero stati tenuti lontani dall'Arabia e avrebbero riversato il loro spirito combattivo nella guerra santa contro gli infedeli. Dal 632 al 661 i beduini arabi, guidati dai primi califfi, conquistarono la Persia, la Mesopotamia, la Siria e l'Egitto, abbattendo così il millenario impero persiano e sottomettendo alcuni territori bizantini come l'Egitto. Con la dinastia dei califfi Omayyadi, 661-750 d.C., i musulmani si spinsero nel Nord Africa sino al Marocco, convertendo la nuova religione ai Berberi, un popolo montanaro dell'Africa settentrionale. Con il loro aiuto poi attraversarono lo stretto di Gibilterra e conquistarono gran parte della Spagna, della penisola iberica. Dopo aver sterminato l'esercito visigodo. Dalla Spagna tentarono di spingersi verso la Francia, ma nel 732, nella battaglia di Poitiers, la loro avanzata fu bloccata dalle truppe franche guidate da Carlo Martello. Questa vittoria significò per le popolazioni cristiane dell'Europa l'inizio della cosiddetta riconquista di tutti i territori divenuti musulmani. Intanto Oriente, la veloce cavalleria musulmana, si era spinta fino al fiume Indo e alla regione del Turkestan cinese. Nel 717 la stessa Costantinopoli fu stretta d'assedio, ma le sue poderose mura resistettero e salvarono la città. I regni indipendenti di un vasto impero. Dal 750 al 945, sotto la dinastia dei califfi abbasidi, che avevano trasferito la capitale della nuova città nella nuova città di Baghdad, alcune regioni conquistate divennero indipendenti. La Spagna fu governata da una dinastia in Marocco si formò un regno sotto la dinastia degli Idrisidi, mentre in Tunisia dominò la dinastia degli Aghlabidi, che nel IX secolo conquistarono Malta, la Sicilia e la Sardegna. Il Mediterraneo stava insomma diventando un largo musulmano e gli arabi, divenuti esperti marinai con le loro veloci imbarcazioni, compivano incursioni piratesche contro le città dell'Occidente cristiano. Nell'827 una flotta di navi arabe partite dalla Sicilia, sbarcava sulle coste laziali e compiva una rapida incursione su Roma, che veniva devastata e saccheggiata. Gli arabi, dunque, da poveri pastori del deserto in lotta tra loro, nel giro di pochi secoli erano diventati padroni di un vero e proprio impero che si estendeva dall'Italia alla Spagna, un impero ben più vasto di quello romano. Perché la conquista araba fu così rapida? Quali erano state le ragioni di un così rapido e clamoroso successo dei popoli musulmani? Innanzitutto i beduini arabi e i berberi africani, in sella ai loro veloci cavalli, si erano dimostrati combattenti abili e coraggiosi, resi tenaci dalle dure condizioni di vita del deserto e dalle loro motivazioni religiose. Essi infatti erano spinti dalla guerra santa,
erano scritti alla guerra santa, da una fede profonda e dalla promessa di meritare un paradiso di delizia nel caso che fossero morti combattendo per Allah. Infine, la loro prodigiosa avanzata fu favorita anche dalla debolezza dei loro vicini. Bizantini e persiani sassanidi si erano ormai logorati a causa di una secolare guerra di confine e le loro popolazioni, oppresse da governi che esigevano sempre più tasse, in alcuni casi accettavano volentieri di passare sotto il dominio musulmano.